Ciao ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Ormai io fa giro i video sempre in tenuta molto casalinga, come ben notate. Allora, volevo girare con voi così mi fate compagnia, sperando che Leo stia buono di là a giocare un pochettino. Volevo preparare con voi le valigie. Soprattutto ecco, farvi vedere per quanto riguarda quelle di Leo in quanto piccolino, perché magari può essere d'aiuto per qualche mamma all'ascolto sicuramente. Allora, intanto ho preparato tutti i completini e tutte le cosine che andrò a inserire in valigia. Ho portato come completini un po' più carini, diciamo, questi tre. Staremo comunque 7 notti e 8 giorni. Ma considerate che mi sono basata per la preparazione della valigia di una settimana sui 3 giorni trascorsi a Follonica, in cui praticamente Leo lo facevamo mangiare nella struttura, noi grandi ci preparavamo e quando uscivamo comunque era l'ora della nanna di Leo e Leo si addormentava nel passeggino, quindi praticamente i vestiti per la sera per uscire sono praticamente quasi inutili, li utilizza praticamente come pigiami, però comunque qualche cambiettino carino gliel'ho portato lo stesso. Infatti ho portato tutti i completini a mezza manica per quanto riguarda la sera, più pratici. Allora, uno, due, tre, così quando si addormenta posso cavare il pantaloncino, lo lascio col pannolone nella maglietta in caso, come ho fatto al mare per l'appunto a Follonica. 1, 2, 3, sono 4, sono 5, 6, 7 e 8, ecco, uno è in più. Ripeto che per farlo dormire poi posso tranquillamente cavare il pantaloncino e lasciarlo con la mezza manica. Per quanto riguarda il giorno, look giorno, ne ho portati principalmente solo due. Uno con la canottiera e uno con il pantaloncino, cioè entrambi con canottiera e pantaloncino. Questo perché resteremo comunque tutto il giorno in spiaggia. Ecco fatto. E ho portato principalmente, ecco, bodini perché ho visto che comunque ha messo quella settimana di nuovo caldo, anche se in questi giorni è stato molto freddo, cioè fresco. E quindi ho portato 1, 2, 3, 4, 5 bodini a manica, a canottiera e forse 3 e 5 a manica corta. Quindi ecco, questo è per quanto riguarda tutto il vestiario. Poi stasera gli farò il bagnetto e gli andrò a inserire questo, gli andrò a mettere questo semplicissimo pagliaccetto. Eccolo qua, che lo userà per dormirci, perché poi partiremo verso le 5 e mezza, 6, cioè massimo verso le 6 e mezza, perché comunque siamo nella settimana di Ferragosto, anche se dobbiamo fare solo 2 ore di viaggio per arrivare a Rimini, preferiamo partire presto per evitare di trovare il traffico e quindi Leo sarà già bel che pronto. E se stanotte sarà freschino, poi prenderò una copertina leggerina che sarà poi la copertina che porteremo anche al mare. Poi altre cosine che andrò a inserire nella valigia sono questi 4 bavaglini più carini, diciamo, per uscire. Non penso di utilizzarli. Ecco, con Samuele li utilizzate di più i bavagli, con Leonardo devo dire, sono sincera, no, però è un periodo in questi ultimi giorni sta iniziando a sbavare anche lui. Lui non ha mai sbavato per la fuoriuscita dei dentini. Però ecco, insomma, me li porto per sicurezza. Eccoli qua, ne ho portati 4. Per la pappa ne ho portati 2, anche che solitamente Leonardo non si sporca per mangiare. Questo qua gliel'avevo comprato da prenatal di recente. Purtroppo in lavatrice questi con la ceratina un po' si rovinano. E questo qua addirittura era di Samuele, infatti lo vedrete consumato, macchiato, ma è pulitissimo e disinfettato. Però, regà, alcune macchie, regà, non vanno via. Ok. Poi ho portato 3 calzini, giusto per tanto per nel caso ci sia qualche serata più fresca. Per lo stesso criterio, un lenzuolino,
un accappatoio di questo triangolo, che ne porterò uno per tutta comunque la settimana, tanto ecco, si laverà in stanza solo la sera, poi comunque lo metterò ad asciugare. Poi un asciugamanino per il bidet e poi ho portato 1, 2, 3, 4 mussoline che uso sia per il passeggino, insomma le uso veramente per tutto e quindi me ne sono portate 4. Poi un cappellino per il sole, questo qua diciamo da giorno, cioè non da bagnare ecco, perché poi vi farò vedere anche poi dopo quando preparerò la borsa del mare che ne porterò un altro. Ecco, questo diciamo, chiamiamolo da sole, io lo chiamo il cappellino da sole asciutto. Per sicurezza ce li ho, non li ho mai usati, però boh, me li porto, sono 2 bavagli di quelli monouso. Poi, che non serviranno ma li porterò, ciabattine, magari se vuole fare qualche 2 passi, perché ora comunque inizia a muoversi, striscia, qualche passettino con la mano lo fa, gli porto le ciabattine diciamo per poter fare qualche passettino, magari non so, al bar, sulla spiaggia, solitamente a Rimini c'è i giochini, quindi ecco, gli porto le ciabattine. Per quanto riguarda la sera, gli porterò questi sandalini, non andrò a portargli le scarpine diciamo più comode per camminare, per il semplice fatto che a Follonica la sera Leonardo era inesistente, cioè noi uscivamo alle 8:15 di casa, della stanza, e era stanco morto dal mare e lui crollava, si addormentava, si risvegliava direttamente la mattina, quindi ecco, ripeto, sarà un accessorio. Comunque me li porto per sicurezza, un paio di scarpine, anche questo se vuole appoggiare il piedino per terra vanno comunque bene. Poi ho questo questa trousse della Fiocchi di riso, dove sono andata a inserire? Allora, in questa scatola della nylon, dei campioncini, una salviettina per gli occhi e i cotton fioc per lui. Poi borotalco, tachipirina, fisiologica, cremina per il culetto, spray zanzare, spazzolina, un termometro, dopo sole, un ciuccio di ricambio e questo qui dell'erbolario che utilizzerò per lavarlo, che è più piccolino, me l'avevano regalato alla nascita, l'ho ritrovato, e sai che c'è, è più pratico, è il dosatore, me lo porto in vacanza. Penso come inci sia buono, ma l'odore non mi fa impazzire, l'avevo portato anche a Follonica. Ok. Ok, nella sua valigina, che è molto molto piccolina, però è entrato tutto, qua ho messo tutti i vestiti, qua il suo beauty, di qua mussoline, le scarpine, i calzini, l'asciugamano, bavaglie e tutto quanto, questo me lo lascio fuori, dopo prepariamo anche già insieme la borsa per il mare. E niente, questa è già pronta, la posso chiudere. Ok, mi sono messa già tutte le cosine che mi serviranno, andrò a inserire tutto in questa busta della Coop. Allora, mi sono portata 4 pacchetti di salviettine di queste Pampers Sole Luna, sono da 46, le trovate in offerta 60 centesimi o 50, non mi ricordo, 60 centesimi mi sembra, al Mauris, e 8 euro questo pacco da triplo, quindi mi porterò questo per quanto riguarda pannolini e salviettine. Poi mi sono trovata benissimo, ve lo straconsiglio, perché ai bimbi piccolini, dato che quando siamo in vacanza, comunque siamo tutto il giorno al mare, quando torniamo diciamo in albergo per farci le docce, comunque l'ora della pappa di Leo, quindi perché stressarlo e farlo stare ai nostri ritmi, anche se ora diciamo inizia anche leggermente a mangiare più o meno come noi, ecco, però io preferisco fare così, per l'appunto, perché vi dicevo che quando comunque scendiamo si addormenta nel passeggino perché è stanco morto dalla giornata di mare. Quindi su Amazon mi sono comprata questa piastra a 14 euro perché ero in crisi per la preparazione delle pappe di Leonardo. Quindi ecco, mi sono munita di questo attrezzino e preparo tranquillamente le pappine in albergo quando insomma, per quanto riguarda la sera. Sto pensando anche di portarmi il thermos, così non torniamo in stanza, perché comunque in spiaggia si sta bene, si sta comunque al fresco nelle ore più calde, e di fare la pappa la mattina
e portarmi la pappina nel termos. Ora ci penso un attimino, vedo un po' in caso raggiungo last minute, tanto cioè aggiungo last minute, no, perché domani mattina gli preparerò la pappa, perché comunque avremo il check-in comunque dopo l'ora di pranzo, quindi ecco, per domani a pranzo comunque il termos e la pappa me la devo portare per forza. Poi delle posatine in più che andrò a mettere nella borsa frigo. Ho messo già merenda e spuntino di metà mattinata nella borsina frigo, diciamo, del mare. Aggiungo anche l'acquina. E qui per l'appunto, sempre in questa busta, andrò a inserire sia le merende, yogurt, le mousse alla frutta, la carne, pesce, pollo, insomma tutte queste cosine, le acquine. Mi porto anche un detersivo per i piatti per poi lavare i coccini, dei formaggini, tanto tutte queste cose non si, cioè non sono da banco frigo, quindi le posso tenere tranquillamente in stanza. E poi in questo sacchettino di IKEA mi sono portata le posatine, il piattino e la ciotolina. Ecco cosa mi sono dimenticata, i formati di pasta. Ok, per quanto riguarda la pasta, lei si sta lamentando, la vado a controllare. Porterò un formato più grande, diciamo che solamente faccio il pranzo, per quanto riguarda il pranzo, e uno più piccolino per quanto riguarda la sera. Quindi ecco, per quanto riguarda pappe, pannolini e quant'altro, siamo a posto. Ok, anche la seconda borsa per il mare è pronta. Come vi dicevo, avevo acquistato queste borse, pensavo che erano più grandi. Voglio vedere se riesco a far entrare tutto ciò che mi serve sia per noi adulti che per il piccolino, per il mare, in un'unica borsa, perché se no mi toccava sempre portare due zaini e volevo vedere se riuscivo. L'ho veramente pagato pochissimo, non ho neanche potuto scegliere il colore, penso di utilizzare comunque la blu. Ora vado a vedere Leo che mi chiama. Ok, facendo due conti penso entri tutto, perché il più che mi occupavano spazio erano i teli negli zaini. Comunque mi sembra che aperta sia più grande. Alla fine andrò a mettere i tre teli, una mussolina. Andrò a inserire queste due pochettine che mi erano state date in collaborazione con il tiralatte della mamma Asci, ed erano per l'appunto uscite le pochettine. Queste qui le terrò vuote per inserire gli effetti personali di noi adulti, mentre in quest'altro più grande sono andata a inserire sei pannolini con una mini pasta per il cambio da tenere in spiaggia con il detergente intimo. La mussolina, se poi da caso fai bisognini grandi in spiaggia, lo asciugherò per appunto con la mussolina, o comunque non so, quando prendo il bambino in braccio per evitare la pelle pelle che magari si suda di più, per quando fai il riposino, insomma, nel passeggino, insomma, è stracomoda. Il pacchettino di salviettine, dei giochini al di fuori, diciamo, di quelli del mare, ecco, diciamo puliti, perché Leo praticamente mangia e mette tutto in bocca. Un costumino, questo perché non è contenitivo ed è anche un po' grande, cioè gli sta molto grande. C'è un po' larghetto, ma comunque glielo vado a mettere e principalmente lo tengo parecchio senza pannolino, quindi con il costumino. E dopo aver fatto il bagno, ha il suo poncho, il suo accappatoino, diciamo, di Bing. Poi cappellino per fare il bagno. Questo è il cappellino che vado a bagnare per tenergli sempre la testa fresca, mentre quest'altra è quella da sole che vi dicevo prima. E poi ci sono le ciabattine. Ecco cosa ho dimenticato: la nostra protezione, che è quella, diciamo, protezione abbronzante. In più andrò a portare un'altra di questa, perché non so quanto ci riusciremo a fare tutta la settimana con questa. Quindi questa poi andrò a inserire nella mia valigia. Ok, i solari sono andati a inserirli in questa bustina dell'IKEA. Ok ragazzi, è entrato tutto, c'è ancora altro spazio per magari altri due teli, quindi sarà top anche per la prossima estate. Mi c'è entrata anche la borsina frigo, e ovviamente
a me basta questa perché io e mio compagno abbiamo deciso di mangiarci l'insalatone in spiaggia, che magari, o un panino che compreremo gli alimentari, che magari andremo a inserire qui, le bottigline le ghiacciamo la notte e insomma, le teniamo al fresco, poi insomma, portiamo quelle piccoline che andremo semplicemente a inserire senza portare troppe cose per noi. Principalmente portiamo per Leo, ecco, per una settimana ci possiamo arrangiare e poi la sera, vabbè, si mangerà fuori. È la nostra settimana di ferie. Ah, vado a inserire anche vuoti queste pochettine, dove poi domani inseriremo magari, non so, borselli, telefoni, possono servire. Pronta anche quella per il mare. Non fate caso, ma intanto ho fatto un'emergenza pannolino che infatti devo buttare perché mi sta bombardando la stanza. Ok, rimarranno qua perché ormai sono rimasti qui. Qui c'è i giochini da mare e la ciambella di Leonardo. E quindi niente, anche questa è già pronta. Come vi dicevo nel video di Shane, questa era la pochettina che avevo presa per la borsa per il parto all'epoca. E su Shane avevo trovato tutto questo set. E come potevo non comprarlo? Cioè, durissimo, adesso un pezzo. Quindi ora vado ad organizzarmi tutte le mie cosine qua. E quello che avevo vecchio, che non aveva il mio compagno, andrò a metterci qui tutte le sue cose. Mentre le sue cose le mettevo sparse in valigia, quindi solo le mie per benino. Questa volta avrà anche le sue cose nel suo sacchetto. Ok, la nostra valigia piccolina è pronta. Allora, qui c'è tutta intimo, come vedete questo è molto più grande rispetto a questi qui. Ho messo infatti intimo e cambi. Qui ho messo i costumi sia miei che del mio compagno. Qui c'è il mio beauty e sotto c'è questo organizer per il passeggino che ho preso insomma, da portare per la sera, per quando usciamo. E di qua invece ho tutti i miei cambi, il beauty del mio, diciamo, compagno, chiamiamolo così. Qui ho messo tutto il mio intimo, quest'altra borsettina me la sono portata per sicurezza, non so può servire. Qua mi sono messa i miei sandalini i sandalini che utilizzerò. Questo me l'ha rimasto fuori, me lo stavo per dimenticare, quindi l'ho inserito senza pochette e pochettine. E quindi ecco niente, questa è tutta la valigia. Ora semmai qui aggiungerò qualche busta per i panni sporchi. Ok, ecco qua, avevo questo rotolino con due o tre buste, ci sono, penso. Queste qua dell'immondizia vanno più che bene per i panni sporchi. Allora, ecco qua. Qui ho aggiunto anche una busta con degli snacchini, tarallini, schiacciatine, grissini per anche noi adulti. Ma i grissini sono senza sale, li può mangiare anche tranquillamente Leonardo per gli attacchi di fame in spiaggia. E ho aggiunto anche delle acquine per noi adulti. Eccoci qua, che poi lasceremo in stanza. E porteremo dietro quella all'occorrenza. L'acquina per domani è in frigo, quindi la andrò a mettere domattina. Infatti qui è aperto. Quest'altro rimasto l'ho messo qua per poter inserire magari altre cose utili. Eccoci qua. Questa qui devo dire che è comodissima, tutto in una borsetta. Comoda, comoda, comoda. Alla fine noi torneremo praticamente con queste cosine basta, perché questa si consumerà tutta la settimana. E i giochi, come abbiamo fatto a Follonica, senza busta li lasceremo sotto la cesta del passeggino per andare in spiaggia, semplicemente, senza portare ulteriori borse. E quindi niente, questa è la nostra organizzazione delle valigie. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ora vado a piegare questi ultimi panni dello stendino, sistemo un po' a casa. E sperando che Bubolino mi faccia fare altre cosine. E niente, un bacione e al prossimo video. Buone vacanze!